Ben ritrovati a tutti voi, cari amici di Angoli. Come sempre, grazie per essere con me e una buonissima serata. Vi ricordo subito la nostra mail. Voi continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Oggi è lunedì e iniziamo questa nuova settimana insieme con un ospite davvero d'eccezione. È tornato a collegarsi con noi Sua Eccellenza il Vescovo di Como, Oscar Cantoni. Sua Eccellenza, benvenuto e grazie davvero per la sua disponibilità nei nostri confronti. Grazie. Bene, grazie a voi. Saluti a tutti voi che mi state ascoltando e vedendo direttamente. Vescovo, l'occasione di questo nostro incontro è quella di poter chiacchierare con lei di un prossimo evento. Il prossimo 6 giugno a Chiavenna ci sarà la beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti. E proprio in merito a questa data così importante vorremmo condividere con lei alcune riflessioni. La prima: come ha reagito la diocesi di Como alla notizia di questa beatificazione? Certo, e naturalmente la notizia della beatificazione è stata accolta con molta gioia e ha aperto gli animi alla speranza, ne abbiamo bisogno tanto. Si tratta di un grande dono, non solo per la comunità cristiana, ma anche per l'intera società. È il frutto, Suor Maria Laura, di radici sante che ci appartengono. Era nata nel 1939 a Villatico di Colico da una famiglia che proveniva da Tartano, in Valtellina. Nel corso della sua vita consacrata, tra le figlie della croce, è stato più volte a Chiavenna, dove poi ha subito il martirio. Questo è sicuramente un momento, come abbiamo detto, molto significativo per tutta la comunità. Ora lei ci ha ricordato le origini di Suor Maria Laura, ma come è stata aiutata la gente a entrare un pochino di più nella conoscenza di questa suora così straordinaria e soprattutto anche a prepararsi a questo grande evento? Certo, nessuno diventa cristiano da solo, come un individuo isolato. Tutti siamo debitori di un cammino di chiesa che non solo ci genera la fede, ma lo promuove, e così siamo aiutati a diventare cristiani a partire dalla nostra famiglia di appartenenza, quindi dai numerosi ambienti educativi ecclesiali. Suor Maria Laura era una figlia della Croce, un istituto di religiose la cui missione è orientata alla cura e all'assistenza dei più poveri tra i poveri. L'istituto è fondato sulla spiritualità della Croce. Essa si manifesta e si sviluppa nell'esercizio quotidiano del dono di sé, fino a vivere il momento presente, quello che ci è donato adesso, colmandolo di amore. In questi anni la nostra diocesi ha avuto la grazia di vedere elevati agli altari altri suoi figli e figlie, a partire da San Luigi Guanella di Fraciscio in Valchiavenna, la beata Chiara Bosatta di Pianello, il beato Rebuschini, un religioso camigliano di Gravedona, la beata Giovannina Franchi, fondatrice delle suore di Valduce, il vescovo Scalabrini, nativo di Fino Mornasco. Voglio ricordare tra gli altri anche il beato Teresio Olivelli, che era di Bellagio. Prossimo anno sarà la volta della beatificazione di un altro nostro conterraneo,
che verrà celebrata in Uganda nel tempo pasquale, ossia padre Giuseppe Ambrosoli, nativo di Runago. E per altri ancora sono aperti i processi di beatificazione, tra cui il nostro Don Folci, nativo di Cagno. Vescovo Oscar, perciò, tutte queste figure così significative, che cosa devono aiutarci a comprendere nella vita quotidiana? Perché lei ha spiegato molto bene che Suor Maria Laura Maietti ha dedicato la sua vita, secondo il principio della sua missione, all'aiuto dei poveri, dei bisognosi, stando vicina a chi evidentemente aveva bisogno di un sostegno. Di fatto è questo quello che dovremmo fare tutti noi in veste di buoni cristiani. E quindi che cosa dobbiamo fare nostro da queste figure così aperte all'amore? Sì, si tratta di prendere sul serio il Vangelo così come l'hanno fatto loro e vivere in modo straordinario l'ordinarietà della vita, senza aspettare chissà quale occasione che può venire da un momento all'altro o che forse non verrà o verrà una volta sola per caso nella vita. Si tratta di vivere con amore una vita che ci è donata e che è data dalle circostanze, dai luoghi, dagli ambienti, dalle persone che frequentiamo. E allora, Vescovo Oscar, detto questo, qual era invece davvero, oltre a tutta la descrizione precisa che lei ci ha fatto, la caratteristica inconfondibile appunto di Suor Maria Laura che lei ha coltivato durante tutta la sua vita fino al giorno del martirio? Sì, la suora è stata educata fin da piccola al dono di sé. Non ha pensato a se stessa solamente, ma con la grazia di Dio è riuscita a vivere per il Cristo e per gli altri, in modo tale che ha messo tutta la sua passione, tutto il suo affetto, tutta la sua dinamica affettiva, insomma, a servizio dei fratelli, soprattutto dei più piccoli e dei più poveri, con una disponibilità grandissima e sempre con il sorriso sulle labbra. Un segno bello questo, di novità evangelica. Vescovo Oscar, lei pensa che questo tipo di atteggiamento che lei sottolinea con particolare enfasi, il sorriso, sia sempre una chiave di apertura dei cuori di coloro che ci stanno dinanzi in una vita complicata per noi, magari comuni mortali, diciamo così, che ogni giorno ci troviamo di fronte a tante difficoltà e magari non siamo ispirati dalla fede, dalla luce di Dio davanti a noi, ma possiamo usare il sorriso come arma e quanto è bello riceverlo. Ci dica un po' che cosa pensa. Sì, il sorriso rivela il cuore. Se uno sorride è perché è mosso da qualcosa o da qualcuno dentro. Ecco, questa donna era mossa dall'amore di Dio e noi dobbiamo fare nostro non solo il sorriso di Suor Laura, ma anche la sua piena capacità di donazione, frutto dell'amore di Dio, posseduto in abbondanza. Ed è molto bello che noi ci impegniamo appunto giorno per giorno a vivere questa dinamica di relazione con il Signore per essere a portata di mano con tutti in una piena disponibilità nell'accogliere le situazioni anche più difficili e drammatiche dei nostri fratelli. Cosa che ha fatto splendidamente la nostra Suor Maria Laura e l'ha fatta con molta semplicità, perché il cristianesimo non è per persone straordinarie, ma è per persone normali, come noi. Anche quindi noi possiamo... sorriso e semplicità possono essere un binomio davvero da fare nostro per essere protagonisti ogni giorno nell'aiuto e nella disponibilità verso gli altri? Certo, sorriso e semplicità camminano insieme, ma anche disponibilità a tutti, un amore sincero e profondo nei confronti delle persone, anche le più bisognose.
Bene, Sua Eccellenza, ci fermiamo soltanto un attimo per la pubblicità e poi riprendiamo tra pochissimo proprio da questo punto. A tra poco, grazie. Cari amici di Angoli, ancora una volta ben ritrovati a tutti voi, benvenuti invece a coloro che si fossero appena collegati con Angoli e anche a loro naturalmente grazie per essere con me. Vi ricordo ancora una volta la nostra mail, voi continuate a scrivere anche durante tutta questa nuova settimana che sta per iniziare ad angoli@espansionetv.it. E come ho detto in apertura di appuntamento, iniziamo davvero il lunedì e tutta la settimana con un ospite eccezionale, sempre straordinariamente disponibile nei confronti miei e di questo programma, e quindi io ringrazio ancora una volta Sua Eccellenza il Vescovo di Como Oscar Cantoni per essere rimasto ancora con noi in questa serata. Ancora grazie e benvenuto. Mi piacerebbe tornare su una domanda che mi hai fatto ma a cui non ho risposto in modo completo. Molto volentieri, prego, che cosa vuole approfondire? Mi hai chiesto come è stata preparata la diocesi a vivere questo momento, questo appuntamento di grazia. Certo. Intendo dire la beatificazione di Suor Maria Laura il giorno 6 giugno alle ore 16 a Chiavenna. Certo, l'ascoltiamo. Noi abbiamo cercato di presentare la figura di questa splendida consacrata alla nostra gente. E lo si è fatto in tanti modi nel corso di questi mesi, mediante sussidi di preghiera, attraverso varie conferenze in tante parti della diocesi, a diverse categorie di persone, anche ai giovani, per via telematica. Perché è bene che noi tutti impariamo a conoscere e anche ad amare questa donna che è vissuta in totale umiltà e semplicità, dote rara, innamorata del suo Signore e sempre disponibile ad accogliere tutti e chiunque si presentasse a tutte le ore del giorno e della notte, soprattutto i giovani che ella amava con amore di predilezione. Ecco, Suor Maria Laura ha saputo veramente amare i giovani. Stava con loro, ma era preoccupata e trepidante perché li sentiva fragili. Li amava come Dio ama, ossia come se ciascuno fosse unico. Così a Chiavenna, Suor Maria Laura ha svolto il ruolo di insegnante, di educatrice, di catechista. Come maestra di dialogo, era sempre pronta ad entrare in relazione con tutti, con un amore gratuito che le permetteva di andare al di là del dovuto, con un'accoglienza mai giudicante e sempre misericordiosa. Suor Maria Laura sapeva ascoltare, guidare e consigliare. Camminava con orecchi e occhi aperti alle necessità della situazione storica. Fedele alla sua vocazione, era capace di afferrare le occasioni che le si presentavano ogni giorno e si domandava spesso come avrebbe fatto Gesù al mio posto ed agiva di conseguenza. È una domanda che dovremmo farci noi pure. Davanti alle scelte che dobbiamo compiere, è bene domandarci cosa farebbe il Signore al mio posto. Ebbene, la gente che ricordava l'evento della sua drammatica uccisione in odio della fede a Chiavenna per opera di alcune ragazze il 6 giugno dell'anno 2000, ha potuto in questi mesi conoscerla un po' di più approfonditamente da vicino e la sta invocando nella preghiera. Mi diceva qualcuno in questi giorni che è andata a leggere le intenzioni di preghiera poste in un album nella chiesa parrocchiale di Chiavenna,
È molto importante leggere ciò che il popolo santo di Dio sente e ciò che chiede come intercessione attraverso questa donna così affascinante. Vescovo Oscar, le sue parole vengono confermate anche da un'intervista breve che abbiamo raccolto. La collega Elisa Santamaria della redazione giornalistica ha raccolto le parole di Suor Beniamina. Io vorrei ascoltarle con lei e con gli amici a casa. È d'accordo? Bene, ascoltiamo. Bene, vai regia. Suor Beniamina ha tanto da dire. Sentiamo. La cosa che si ricorda di più di Suor Maria Laura è il sorriso. Era una donna che si dava sempre da fare, probabilmente era anche stanca, perché era donata a tutti, ma lei era sempre sorridente, è la cosa che rimane più impressa. Non faceva mai, non chiacchierava troppo, non parlava, ascoltava moltissimo e sorrideva. Per lei i giovani erano veramente, lei diceva, lo scopo della mia vita, perché li trovava, diceva che erano i più poveri dei poveri, perché facilmente influenzabili. Quindi lei si occupava di tutti, perché andava a trovare malati, andava, insomma, i poveri, la conoscevano tutti, ma lei tutto questo, su tutto questo i giovani avevano sicuramente la maggiore attenzione, tanto che quando i superiori le hanno offerto, se avesse voluto andare anche in Africa in missione, lei ha detto: la mia missione sono i giovani. A Chiavenna non la conoscevano molto, nel senso che lei era sempre in giro, la chiamavano, dicevano che era in giro come uno scoiattolo. E poi dicevano Suor Sorriso, proprio perché sorrideva sempre. Però lei tutto quel che faceva non è che lo pubblicasse. E quando lei è morta, però, ci sono state tante testimonianze. E allora le testimonianze veramente ci presentano una donna meravigliosa che era donata fino in fondo, ma senza arie, senza dar troppo. Solo dopo la sua morte hanno cominciato a leggere davvero la sua vita. Un po' come dice il Papa, sono quelle sante della porta accanto, perché solo dopo la morte e quando abbiamo trovato i suoi scritti abbiamo capito meglio lei. Monsignor Cantoni, Suor Beniamina davvero nel suo ricordo affettuoso di condivisione quotidiana con Suor Maria Laura snocciola davvero uno dopo l'altro tutti i punti che lei ha ben elencato descrivendo la personalità, il modo di agire di Suor Maria Laura. E questo è davvero molto bello, nelle sue passioni, la sua missione, la mia missione sono i giovani, dice, non ha bisogno di andare in missione lontano perché sa che la missione è qui, la sua semplicità, la sua capacità di ascolto. Cosa l'ha colpita di queste parole? Ecco, Suor Beniamina conosce molto bene, proprio perché è una consorella, la vita, la storia, e anche, penso, la personalità intima di Suor Maria Laura. E di fatto ha confermato quello che io prima ho anticipato, cioè si tratta di una donna che aveva sempre il sorriso sulle labbra, una donna che aveva un amore preferenziale per i giovani, per i quali si è donata interamente. Una donna comunque in piena attività, lo chiamavano uno scoiattolo. Beh, insomma, una persona che ha voluto farsi dono fino in fondo. E se è vero che il martirio è un dono supremo, questo dono supremo Suor Maria Laura l'ha preparato, quasi l'ha anticipato giorno per giorno nel corso della sua esistenza, fino ad arrivare a dare tutto di sé nel martirio d'amore, nel martirio di sangue. Eccellenza, ma Suor Maria Laura ha vissuto, come lei ha detto bene, con il sorriso sempre pronto, con la semplicità dei grandi e dei forti, ma poi è morta addirittura perdonando. E questo è un altro aspetto che, caspita, davvero la rende unica. E quindi
Che messaggio deve arrivare agli uomini di oggi che magari poco sorridono, non sono tanto semplici e tanta fatica fanno a perdonare? Che ci dice? Sì. E voglio dirvi innanzitutto che il perdono è la piena identificazione con il Signore Gesù. Anche Gesù è morto perdonando. Quindi questa donna ha imitato pienamente Gesù. E il perdono oggi risuona molto spesso come un atto di debolezza. Invece è solo dei forti. Solo i forti sanno perdonare. E quindi noi possiamo chiedere la grazia a questa donna di intercedere per noi, perché dentro una cultura che molto spesso è così aggressiva, dove si registra anche tanto odio, noi possiamo stare dentro il nostro mondo iniettando semi di amore e portando il Signore Gesù con questo nostro atteggiamento che vuole imitarlo fino in fondo. Dare un amore così grande fino a raggiungere il perdono. Come noi siamo stati perdonati molto spesso da Dio, tanto più siamo in grado, o dovremmo essere in grado, di portare il perdono a tutti. Certamente. Monsignor Cantoni, abbiamo davvero gli ultimi 3 minuti prima di salutarci e dare la linea alla nostra informazione. Vorrei fare con lei un breve riferimento ad altre 2 figure recenti, importanti, che sono Don Renzo Berretta e Don Roberto Malgesini. Quindi, unitamente a questa beatificazione prossima, quale messaggio, appunto, che cosa significa questa serie di martiri e se attraverso il loro esempio possiamo acquisire anche maggiore predisposizione verso la carità? Io continuo a dire che noi dobbiamo renderci conto che stiamo vivendo in una chiesa martire e questo ci onora molto, perché il martirio è una grazia e ci sono delle persone che hanno preso fino in fondo sul serio il Vangelo a tal punto da donare la vita anche attraverso questa esperienza così dolorosa. Quindi ricordiamo con tanto affetto Don Berretta, Don Malgesini, persone che non si sono risparmiate mai, persone che si sono donate. Avevano tal punto impresso l'amore del Signore nel loro cuore che hanno saputo donarlo a tutti, anche ai più poveri, anche ai meno amati. E questo è un grande insegnamento per noi, che alle volte classifichiamo, alle volte eliminiamo dalla nostra sfera affettiva le persone che non ci aggradano. Queste persone ci dicono che amare è possibile con la grazia di Dio. Bene, Sua Eccellenza, io non posso che ringraziarla infinitamente per la disponibilità, come ho detto in apertura, che lei riserva sempre a me e al mio programma. Questo è un grande onore del quale non so davvero come ringraziarla, anche a nome di tutti coloro che seguono il mio programma e che quindi hanno occasione di ascoltarla, oltre che nelle occasioni eucaristiche, anche in questi momenti forse un po' più confidenziali, se me lo consente. Quindi grazie davvero per essere stato ancora con me. Grazie per il servizio che svolgi, per l'informazione anche educativa. Grazie. Che porti i tuoi messaggi. La ringrazio. Grazie davvero e alla prossima. Ciao. Grazie. Grazie anche a tutti voi che siete stati con me, tornerò domani e tra poco c'è l'informazione, un grande lunedì devo dire.